Eccoci qua, ben ritornati in diretta ancora sulle fonti TV. Il titolo, ecco, di questo blocco è Dati e AI, ovvero intelligenza artificiale nelle transazioni digitali. Siamo in compagnia di Stefano Gatti, Head of Data and Analytics Nexi. Buon pomeriggio e ben ritornato ancora in diretta. Buon pomeriggio a tutti. Allora, vorrei partire con una domanda molto semplice. In che modo dati e AI, ovvero per chi ci segue intelligenza artificiale, possono migliorare i processi legati alle transazioni digitali? Perfetto. Allora, diciamo così, partiamo un attimino quali sono i processi che ruotano e gli attori che ruotano attorno a una transazione digitale e per semplicità e anche per conoscenza mi concentrerei su una transazione digitale attraverso una carta di credito per spiegare quali sono i macro passaggi fondamentali attorno a questo processo per poi anche andare a sviscerare e raccontare quale può essere l'uso dei dati e dell'intelligenza artificiale nel migliorare, nel rendere ancora più facile la transazione digitale per ognuno di noi. Allora, fondamentalmente sono tre i processi che ruotano attorno a una transazione digitale. Innanzitutto, dobbiamo, quando gestiamo una transazione digitale, identificare chi fa la transazione digitale. Quindi, nel caso per esempio di una carta di credito, il possessore della carta di credito deve essere identificato sia nella fase di onboarding, quando cioè rilasciamo la carta di credito, sia quando effettuiamo come consumatori la transazione digitale. Quindi c'è una prima fase di identificazione di chi fa la transazione. C'è una seconda macrofase di autorizzazione della transazione, cioè dobbiamo essere sicuri che questa transazione possa essere eseguita, sia perché chi la esegue è esattamente il possessore della carta, sia perché, per esempio, per una transazione monetaria ci siano i fondi o la disposizione, i fondi disponibili per effettuarla. La terza fase, quella diciamo così un po' meno online, è quella di verifica se questa transazione digitale, insieme ad altre transazioni, è lecita oppure ci sono delle anomalie, che rendono necessario un ulteriore approfondimento. Queste tre fasi fondamentalmente corrispondono a un processo di know your customer, cioè conosci il tuo cliente o chi fa la transazione, una autorizzazione della transazione. È un processo che è di anti-money laundering, cioè di verifica che questa transazione sia lecita dal punto di vista anche di compliance. In questo contesto, ovviamente ci sono vari momenti e vari aspetti in cui dati e intelligenza artificiale stanno aumentando la facilità con cui effettuiamo la transazione, ma anche aumentiamo la confidenza con cui all'interno delle organizzazioni si segue, si monitora e si gestisce questo processo. Partiamo un attimino da quello che possono dare i dati. Allora, i dati sicuramente ci aiutano e ci facilitano la comprensione del contesto. Quindi avere tanti dati disponibili è importante perché riusciamo anche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale a capire meglio il contesto e attraverso i moderni algoritmi di machine learning riusciamo, usando tanti dati, a migliorare l'accuratezza con cui possiamo autorizzare la transazione, sia nel momento per evitare di dare una frizione, quindi una difficoltà all'utente, bloccando transazioni che invece devono essere autorizzate, sia al contrario nel non bloccare transazioni fraudolente. In questo senso i dati, avere informazioni sui dati, per esempio i dati biometrici, aiuta sicuramente a conoscere il contesto e i dati, nel momento in cui sono dati in pasto a questi algoritmi di intelligenza artificiale, aiutano a migliorare questo processo. Poi un altro fattore fondamentale legato al flusso dei dati è la velocità con cui abbiamo a disposizione questi dati. Per
Le transazioni digitali sono per loro natura molto veloci, quindi riuscire ad avere una transizione di questi dati attraverso vari sistemi rapida aumenta la possibilità di avere transazioni efficaci e di rendere facile l'esperienza a tutti noi consumatori. Chiaramente dover aspettare diversi secondi prima di avere un'autorizzazione di una transazione, che è il secondo passaggio che vi ho raccontato, è qualcosa di non positivo. La velocità dei dati e l'intelligenza degli algoritmi aumentano questa velocità e, e diminuiscono la frizione nell'utilizzo degli strumenti digitali. Sicuramente aspetti di tecnologia nuovi, innovativi, che anche noi in Nexi stiamo sperimentando, come per esempio i grafi, che correlano più informazioni e più attori e dati relativi a processi, aumentano l'accuratezza con cui si usa, con cui questi sistemi si istruiscono e poi riescono a dare benefici reali all'interno di tutto il processo digitale. Per quanto riguarda invece, passando all'intelligenza artificiale, quindi come l'intelligenza artificiale può aiutare, aumentare l'evoluzione del mondo digitale, sicuramente provocatoriamente dico che è molto importante il fattore umano. Si parla tanto di intelligenza artificiale, ma mi piace parlare più di intelligenza aumentata. Spesso e volentieri, anche all'interno della costruzione di questi sistemi di intelligenza artificiale, come usiamo in Nexi, di machine learning, l'esperienza che portano le persone nell'utilizzo dei dati e nell'utilizzo di questi algoritmi è sicuramente determinante. Quindi avere persone che conoscono i processi, hanno esperienza dei processi e anche menti brillanti, talenti come data scientist che aiutano a configurare al meglio questi sistemi è qualcosa di veramente importante. Un altro aspetto su cui abbiamo molto investito e ci ha dato grossi risultati in Nexi, ma all'interno di tutte le organizzazioni moderne, sta portando una grossa trasformazione, è l'utilizzo del cloud, quella che io chiamo cloud agility, quindi non è solo tecnologia, ma è riuscire a portare la velocità e l'innovazione che il cloud porta all'interno di questi di processi digitali che magari comunque sono anche datati a livello tecnologico, ma il cloud riesce ad inserire in questi processi, a modernizzarli e renderli ancora più Sì. Sì. veloci e accurati. Ci sarebbe tante, tante altre cose da dire, ma non so Sì. se... No, ecco, cerchiamo di chiarire un altro punto molto importante perché, come sempre, il tempo è giustamente limitato. Ci parli delle difficoltà che avete riscontrato nell'implementare queste tecnologie in un contesto organizzativo digitale? Sicuramente abbiamo incontrato difficoltà, a volte ne abbiamo ancora difficoltà, ma diciamo così, stiamo un po' come questi sistemi di machine learning apprendendo, cammin facendo con l'esperienza, man mano che li inseriamo all'interno di questi tre processi che vi ho raccontato, che garantiscono un attimino tutta la parte di transazioni digitali. Allora, sicuramente una difficoltà è stata quella di distribuire il più possibile all'interno dell'azienda le conoscenze, l'accesso ai dati, ma l'accesso e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché stiamo parlando di campi complessi, campi che hanno bisogno sicuramente di specialisti di settore, ma che devono essere capaci di lavorare insieme agli altre persone dell'organizzazione che magari conoscono meglio dei data scientist i processi, l'interazione col cliente, come il cliente, per esempio, in una transazione digitale interagisce, quali sono i plus che l'inserimento di alcune caratteristiche nuove che questi sistemi possono dare aumentano all'interno dell'esperienza totale dell'utente. Quindi questo sicuramente è stato qualcosa su cui abbiamo investito
con la formazione, abbiamo investito con un programma anche interno all'azienda che va sotto il nome di Data e Artificial Intelligence Academy, che serve a distribuire all'interno dell'organizzazione queste conoscenze. E sicuramente, quindi, questo, il tema della democratizzazione della conoscenza è stato un tema decisamente importante. L'altro tema grosso, e scendo magari un attimino più nel tecnico, avvicinandomi un attimino a questi algoritmi di machine learning, è stato sicuramente il tema della spiegabilità. Soprattutto le nuove metodologie, quindi parliamo di machine learning, parliamo di reti neurali, sono meccanismi abbastanza difficili da capire ed è abbastanza complesso spiegare i risultati che escono da questi processi. Quindi il tema che va sotto nome di explainability è un tema sicuramente critico, sia in termini di integrazione con la normativa GDPR dal 2018 in essere in Europa, sia anche perché l'etica è un aspetto a cui noi teniamo particolarmente, per essere in grado di spiegare al cliente perché noi neghiamo una transazione. Quindi la capacità di spiegare e di essere chiari nell'utilizzo di queste tecnologie è fondamentale, ma è fondamentale anche capire quello che queste tecnologie fanno anche per un tema di miglioramento delle tecnologie stesse. Queste tecnologie non sono tecnologie che ragionano da sole, non devono ragionare da sole, ma sono sempre guidate e pilotate da un processo di ottimizzazione che definiscono i data scientist e gli esperti dati. Per questo, essere in grado di pilotarle, quindi capire i meccanismi interni e capire perché effettuano determinate scelte, è qualcosa di strategico, sia, come dicevo, in senso etico e regolamentatorio, sia anche per far evolvere in senso di efficacia e di efficienza all'interno delle organizzazioni queste tecnologie, per avere transazioni digitali. Ho portato l'esempio della transazione di carta di credito, ma potrei raccontare altri esempi, sia all'interno di Nexi, sia all'interno delle altre organizzazioni. È assolutamente importante per rendere le transazioni digitali sicure, facili da usare e particolarmente utili in questo momento di pandemia molto complesso. Ecco, in effetti invece noi stavamo mostrando appunto le slide che ci ha dato a disposizione. Vorrebbe aggiungere qualcosa in un minuto? Ma allora, sicuramente una delle cose che mi sento di aggiungere, essere molto importante, è essere capaci di misurare l'innovazione che questi processi di intelligenza artificiale e di utilizzo massivo di dati porta all'interno delle organizzazioni e in particolare le transazioni digitali. Non tutti, l'esperienza ci ha insegnato che non tutte le novità che vengono introdotte sono efficaci, sono particolarmente utili, quindi riuscire ad avere dei buoni, come si può dire, KPI per capire se una certa tecnologia, un certo algoritmo di machine learning applicate alle transazioni digitali, sia nella fase di identificazione del cliente, know your customer, sia di autorizzazione alla transazione, sia poi di anti-money laundering, sia efficace, mi sento di raccomandarla perché è qualcosa di una chiave, un fattore di successo per l'introduzione di queste tecnologie nel mondo digitale. Grazie, grazie mille a Stefano Gatti, Head of Data and Analytics di Nexi. Buon pomeriggio. Grazie a voi. Allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi però prosegue la nostra tavola rotonda. Il titolo del prossimo evento è Processi, Persone e Infrastrutture, i tre pilastri di ogni progetto di Intelligent Automation. Con noi ci saranno Danilo Augugliaro, CEO di ING Italia, e Andrea Mondo, Vice President Operations di Sirti. Perciò rimanete con noi.